Francesca Vivarelli è il nuovo sindaco di Vaiano, una vittoria importante, una vittoria arrivata al termine di una campagna elettorale non semplice. Sì, una vittoria molto importante, una vittoria di un grande collettivo dei papaveri. Veramente siamo soddisfatti, il quadro politico non era semplice né a livello locale né a livello nazionale, i risultati delle europee lo dimostrano, a livello locale la frammentazione dimostra che il quadro era complicato, è stata una vittoria difficile ma per questo è ancora più bella e noi siamo molto contenti, sapremo ascoltare Vaiano e sapremo dialogare con Vaiano. Adesso c'è da ricompattare anche una comunità che mi sembra uscita molto spaccata da questa tornata elettorale. Ma lavoreremo, noi siamo una grande lista dove c'è tanta partecipazione, noi pensiamo di continuare con questo metodo partecipativo, di coinvolgere le persone, ascoltarle, dialogarci e ascolteremo tutti i punti di vista, tutti. Quindi da questo punto di vista credo che questo metodo possa aiutare anche a ricompattare le comunità. L'importante è non piegarsi a giochi di potere o a spartizioni. Questa epoca a Vaiano è finita, noi andiamo avanti su un grande progetto collettivo di comunità. La giunta è già fatta, siete pronti per cominciare a lavorare già dalla prossima settimana? Sì, la giunta è già fatta, è una giunta di persone competenti che sono state in questo percorso fin dall'inizio, il dottor Massimo Resti, Chiara Martini, Enzo Polidori e Davide Puccianti che sarà vice sindaco e che mi ha seguito in tutto il percorso dimostrando di essere un grande braccio destro. È una giunta di cui sono molto soddisfatta, i problemi però sono tanti e come abbiamo sempre detto da soli non si va da nessuna parte, bisogna lavorare tutti insieme e noi abbiamo intenzione di dare anche grande vigore al Consiglio Comunale, rafforzare la rappresentanza democratica e soprattutto, come dire, non lasciare nessuno indietro, nessun vaianese indietro. Primo atto da sindaco? Il primo atto da sindaco è vedere cosa ci è stato lasciato, prendere seriamente in considerazione le carte e il primo atto bisognerà che siano i rifiuti, ovviamente i rifiuti alluvionali da togliere. Quello chiederemo ad Alia il piano di smaltimento, valuteremo se è un piano efficiente e faremo valere le prerogative del sindaco in materia di salute e igiene pubblica.